Per la prima volta al sud Italia, tra Portici e San Sebastiano al Vesuvio, i campionati italiani di pallacanestro paralimpica. Fabio Forlano. Avversari in campo, però siete compagni di squadra in nazionale. Sì. Avete vinto anche un europeo assieme. Sì, abbiamo vinto l'europeo insieme. Sì. L'europeo bellissimo con Davide, e lo trovo molto meglio con loro. Abbiamo vinto grazie a noi. Si abbracciano Davide e Andrea alla loro partita appena conclusa. Oristano ha battuto Latina, punti preziosi per il campionato italiano che si disputa nel weekend tra Portici e San Sebastiano al Vesuvio. Prima volta che la competizione si svolge al sud Italia. Tra le contendenti al titolo la squadra locale Lasco del centro Don Orione, Simone nel capitano. Il mio obiettivo è andare avanti nel basket, mi piace molto e voglio andare avanti e vincere sempre. La FISDIR, la Federazione degli Sport Paralimpici per atleti con disabilità intellettive e relazionale, il basket è tra le discipline più titolate. Veniamo da un europeo vinto, l'anno scorso abbiamo vinto il mondiale, dobbiamo preparare i Trison Games di marzo in Turchia, quindi anche questi eventi ci aiutano a scegliere i ragazzi e vedere quali selezionare per i prossimi eventi. Obiettivo del movimento è promuovere lo sport come mezzo di autonomia per gli atleti. Le difficoltà non mancano, i risultati nemmeno. In Campania, un po' al sud, c'è difficoltà perché principalmente la questione sulle infrastrutture e c'è un modus operandi della cultura nostra che deve essere un po' sdoganata sulla